Ragazzi, il popolo ha deciso e quindi Dungeon Master realizza un video sulla lore di Demogorgon in Dungeons & Dragons. Questo iconico nemico non è il semplice protagonista di una recente avventura per la quinta edizione, né uno dei mostri che casualmente è stato scelto per impersonare uno dei nemici di Stranger Things, ma è uno dei villain principali di Dungeons & Dragons, presente fin dalla prima edizione del gioco. Insomma, uno tosto, eh? E ora iniziamo! Demogorgon è l'autoproclamato principe dei demoni, l'incarnazione del caos, della follia e della distruzione, che cerca di corrompere tutto ciò che è buono e minare l'ordine del multiverso in modo da vedere tutto trascinato e risucchiato nelle profondità infinite dell'abisso, il piano dei demoni. Egli è alto circa 10 metri ed è composto da una fusione di diverse forme, con una parte inferiore del corpo da rettile e piedi palmati artigliati, tentacoli a ventosa che spuntano dalle spalle di un grosso torso scimmiesco e due orribili teste da babuino con zanne ricurve e occhi rossi che bruciano di sete di sangue e follia. La potenza di Demogorgon è devastante, è infatti il più potente dei signori dei demoni. I suoi tentacoli possono uccidere al tocco gli avventurieri più deboli, il suo sguardo può spezzare la volontà di chi lo incrocia. Inoltre possiede innumerevoli resistenze fisiche e magiche ed è in grado di lanciare molteplici incantesimi. Ma ciò non significa che il suo titolo di principe dei demoni non venga messo in discussione. Demogorgon è perennemente impegnato a lottare contro Orcus e Graz, i due principi dei demoni più potenti dopo di lui. Gli eserciti di questo trio di signori dei demoni si assalgono in continuazione nei rispettivi domini. Demogorgon risiede nell'88esimo strato dell'abisso, chiamato le pianure salmastre da alcuni o fauci spalancate da altri. È un reame di oceani d'acqua salata e di sporgenze rocciose sulle quali si arroccano stormi di demoni volanti. Un tumultuoso vortice risucchia l'acqua del fiume Stige e la riversa su questo strato abissale, dando origine sia ai suoi mari oscuri e profondi che alle sue fetide e paludi. È qui che il principe dei demoni ha retto il suo terribile palazzo, chiamato Abysm, che sorge al di sopra delle acque nere del suo reame. Esso è un luogo di follia e dualità. Parte del palazzo che si trova sopra l'acqua assume la forma di due torri serpentine, ciascuna coronata da una cupola a forma di teschio. Lì, le teste di Demogorgon contemplano i misteri dell'arcano mentre discutono su come annientare al meglio i loro rivali. Il resto del palazzo si estende nelle profondità sott'acqua, in caverne fredde e buie su cui la luce del sole non si è mai posata. Il principe dei demoni possiede anche una fortezza, chiamata Ungord Reddick, sulla parte terrestre dello strato. Il Demogorgon mantiene le sue armate e i suoi logotenenti, oltre agli esseri immondi di sua creazione. La fortezza brulica anche di golem costrutti malvagi creati dal principe dei demoni in persona. La costante presenza di Demogorgon va a deformare magicamente i dintorni della sua dimora, facendola diventare sovrappopolata di lucertole, serpenti e altre bestie velenose, rendendo folle e violenti le bestie che la popolano e minando la sanità mentale di un qualsiasi umanoide che trascorre anche solo un'ora nella zona. Mi ricorda quando andavo in vacanza a Rimini. All'interno del principe dei demoni infuria una guerra segreta per il controllo di se stesso. Infatti possiede due teste, quindi due menti, e ognuna cerca di dominare l'altra. Se queste due metà smettessero di contrastarsi a vicenda, Demogorgon diventerebbe ancora più potente e la sua ascesa diverrebbe inarrestabile, permettendogli di sconfiggere tutti i signori dei demoni che gli si oppongono e passando dall'essere un mero principe all'essere il re dei demoni. La sua testa sinistra, Ameul, desidera separarsi dalla sua personalità gemella, chiamata Hatradia. Esse tuttavia non sono in grado di controllarsi a vicenda, perché in realtà ognuna è un aspetto dell'altra. Infatti nessuna delle due potrebbe uccidere l'altra senza perire a sua volta. Eppure, Ameul ambisce a trovare un modo per liberarsi della sua altra metà, dal momento che l'egoismo e l'invidia di un demone non conoscono confini. Hatradia, al contrario, è troppo preoccupato dall'effetto che una tale separazione potrebbe avere su tutti i suoi domini per prendere in considerazione seriamente la possibilità di vivere da solo. Ameul è il più carismatico e calcolatore dei due. Quando Demogorgon ha bisogno di elaborare piani complessi, interagire con altri esseri potenti o guidare i suoi eserciti e rivolgersi ai propri servitori, è Ameul a parlare per la maggior parte, mentre l'altra sua testa si acciglia e sogghigna minacciosamente. Hatradia invece è la personalità più selvaggia e impulsiva delle due. Generalmente incapace di complottare qualcosa che vada oltre l'immediato,
È la sua ira quella che provano la maggior parte dei nemici di Demogorgon quando lo fanno infuriare. Nonostante la sua potenza personale, il principe dei demoni si tiene lontano dagli scontri diretti e preferisce fare uso dei suoi servitori per stanare i suoi nemici ancora prima che si riescano a mobilitare e ad organizzare per opporsi seriamente a lui. Vede infatti una creatura vivente come una potenziale minaccia e solo coloro che si umiliano davanti a lui hanno la possibilità di sfuggire alla sua ira. L'obiettivo finale di Demogorgon è svuotare il multiverso da tutte le altre creature, compresi i suoi cultisti. Libero di ogni prospettiva di essere tradito o insultato, egli potrà finalmente riposare in un cosmo perfettamente pacifico. Secondo un'ipotesi, se mai riuscisse a raggiungere questo scopo, le sue due teste combatterebbero finalmente fino alla morte, divorando l'un l'altra e lasciando dietro di sé solo il vuoto. E già che ne abbiamo parlato, vediamo chi aiuta Demogorgon a perseguire i suoi nobili obiettivi. Poracci pure loro. Il culto di Demogorgon è relativamente piccolo rispetto alle divinità vere e proprie, ma è molto più grande di quello della maggior parte dei signori dei demoni. Nell'abisso, la semplice vista di Demogorgon può trafiggere i demoni minori e costringerli istantaneamente a seguire i suoi ordini. Nei regni mortali, le persone possono cadere sotto la sua influenza semplicemente posando gli occhi su una copia fedele del suo simbolo, creata da Demogorgon o da uno dei suoi più potenti seguaci demoniaci. Ci sono però anche molti demoni che servono volontariamente il loro principe, sia perché lo temono, sia perché sperano di ottenere qualcosa stando sotto il suo comando. Oltre ai demoni, tra i seguaci di Demogorgon si trovano spesso creature scagliose come Wanti, Trogloditi e Kuo-Tuo. Inoltre il principe dei demoni ha anche un vasto numero di costrutti sotto il suo controllo. Sebbene siano rari, ci sono anche umanoidi che scelgono volontariamente di servire il principe dei demoni. Specialmente alcuni warlock che vogliono acquisire potere stipulando un patto con esseri mondi, ma anche molti ladri e incantatori. Questi servitori dedicano la loro vita agli agguati nell'ombra, scagliandosi contro vittime ignare, incutendo paura a coloro che scoprono i corpi massacrati che si lasciano dietro e viaggiando piano piano verso la follia. Demogorgon ha anche alcuni chierici che lo servono. Questi sono dei pazzi, masochisti e psicopatici, completamente inadatti a comandare, ma comunque vestiti di una posizione di comando dal signore dei demoni. Tuttavia, i perversi chierici di Demogorgon non sono interessati alla politica e alla conquista, ma soltanto all'utilizzo delle risorse a loro disposizione per servire al meglio il loro padrone. Ad esempio, dato che Demogorgon ha sempre sete di sangue e di anime, i suoi chierici mollano i sacrifici a lui dedicati su altari sormontati da idoli a due teste. Se essi si cacciano il controllo delle società in cui vivono e fanno diventare teocrazie malvagie dominate dal terrore e dalla violenza. Una volta instaurati al potere, essi costruiscono templi al loro signore, templi divisi a metà, con un lato che rappresenta Ameul e l'altro che rappresenta Hetradia. Oltre ai rituali sacrificali, ci sono numerosi altri rituali eseguiti per compiacere il principe dei demoni. Uno dei più inquietanti è la festa del Sé, in cui un potenziale schiavo di Demogorgon deve offrirsi a un demone evocato, il quale aprirà il cranio del partecipante, asporterà una piccola porzione di cervello, la masticherà, la rigurgiterà nella bocca dell'aspirante per fargliela consumare. In questo modo, divorando il proprio cervello, che simboleggia la scissione della mente di Demogorgon, un iniziato diventa uno speciale schiavo del principe dei demoni, sempre se sopravvive a questo rituale. E pensare che per diventare un seguace del Dungeon Mastro basta semplicemente schiacciare sul tasto di iscrizione al canale. Molto più facile! Fatelo. Un tempo, nell'abisso non vivevano i demoni che conosciamo oggi, i Tanari, ma dei demoni ancestrali, gli Oberith. Tra loro si distinse una sedicente regina del caos, il cui vero nome è stato cancellato dal tempo, che ne riunì vasti numeri con l'obiettivo di marciare in una guerra contro il multiverso. Ma prima di partire per la sua marcia, ella volle colpire il più potente tra i principi degli Oberith, il malvagio Obokxob. Fu l'assoluta audacia della mossa ad assicurare la vittoria. Nessuno aveva tentato un simile attacco e, prima che Obokxob potesse reagire, era stato ucciso. Tutto ciò che rimaneva del possente demone era un singolo aspetto che riuscì a sgattaiolare nelle profondità dell'abisso per nascondersi. I restanti signori degli Oberith rimasero scioccati dallo sviluppo. Molti di loro passarono dalla parte della regina, piuttosto che rischiare l'ira di qualcuno capace di massacrare il più potente di tutti loro. Nel frattempo apparve nel piano materiale la vita mortale, e alcune anime di queste fragili creature iniziarono a giungere nell'abisso. La regina del caos fu tra le prime a coltivarle in modo da dare origine a un nuovo tipo di male. In questo modo si formò una nuova razza di demoni, i Tanari.
Il primo di questi nuovi demoni era un aborto contorto e deforme con braccia disossate, teschie scimmiesche gemelle, gambe di rettile e una coda contorta. Un mostro schioccante, ululante e in definitiva incontrollabile, formato dalle paure primordiali delle anime mortali. La regina del caos gettò da parte questa creatura e modellò quelle che vennero dopo in modo da far risultare servitori migliori. Succubi vennero formate dalla lussuria mortale, Glabresu dall'invidia, Alkalit dall'accidia e molto altro ancora. Il più potente di questi era Miska, il ragno lupo, e quando maturò fino a diventare un signore dei demoni, in grado di rivaleggiare con molti degli antichi signori degli Oberith, la regina del caos lo incoronò il nuovo principe dei demoni e marciò sul multiverso. Tuttavia, sebbene la regina del caos avesse programmato alla perfezione il suo assalto a Boxob, questa volta non fu così. Aveva sottovalutato le forze equilibratrici della legge e i suoi eserciti furono distrutti. Miska fu privato della sua corona e imprigionato, e la regina fu costretta a fuggire, nascondendosi in un remoto regno abissale chiamato la Palude Fumante. Gettati nello scompiglio, gli Oberith sopravvissuti furono assaliti dall'esterno dell'abisso dalle forze del bene e dall'interno dei loro stessi schiavi, i Tanari, che si ribellarono, intuendo che l'abisso era pronto a spostare il suo sostegno alla loro razza. Per molti secoli i Tanari litigarono su chi potesse rivendicare il titolo di principe dei demoni. Due dei loro signori particolarmente potenti salirono rapidamente alla ribalta, e tutti presto capirono che sarebbero stati Orcus o Graz a reclamare il premio. Eppure, nelle loro lotte l'uno contro l'altro, nessuno dei due vide un'ombra strana e deforme avvicinarsi dalle profondità umide e dimenticate dell'abisso. Perché all'ombra delle guerre multiversali e dell'ascesa di nuove razze, quel primo incidente malformato era diventato forte. Nessuno era preparato al suo arrivo e nessuno poteva resistere al suo potere quando rivendicò per sé il titolo di principe dei demoni. Decine dei più potenti signori Tanari assalirono quest'essere, ansiosi di abbatterlo, ma uno dopo l'altro caddero, i loro corpi in putrefazione e le loro forze vitali distrutte. In pochi istanti, il nuovo principe dei demoni ridusse il numero dei signori Tanari di una dozzina, e coloro che sopravvissero sapevano di trovarsi all'ombra del vero potere. Persino i potenti Orcus e Graz furono costretti a inginocchiarsi, perché davanti a loro, in tutta la sua terribile gloria, c'era il primordiale Tanari. E mentre l'esercito di demoni ruggiva e scalpitava a suo arrivo, nessuno osava alzare pugni o artigli contro il suo nuovo principe. Demogorgon aveva rivendicato il suo trono. Per concludere il video in bellezza, vi parlo di alcuni dei diversi mostri che ha creato il principe dei demoni nel tempo libero. Nel tempo libero io faccio i video YouTube e lui crea un po' di mostri. Chimera. Questi esseri furono creati quando alcuni mortali evocarono Demogorgon nel mondo. Il principe dei demoni trovò deludenti le creature che lo circondavano e le trasformò in orrende mostruosità dalle molte teste. Fu da questo atto che nacquero le prime chimere. Merrow. Molto tempo fa, una tribù di marinidi trovò un indolo di Demogorgon in fondo al mare. Non sapendo di cosa si trattasse, consegnarono l'artefatto al loro re. Purtroppo tutti coloro che toccarono l'idolo furono contagiati dalla follia, incluso il re, che decretò la celebrazione di un rituale sacrificale per aprire un portale verso l'abisso. L'oceano si tinse di rosso del sangue dei marinidi massacrati e il re guidò i sopravvissuti oltre il portale sottomarino, fino allo strato dell'abisso governato da Demogorgon. I marinidi rimasero laggiù per generazioni, venendo distorti dal caos e trasformandosi. Fu così che nacquero i primi Merrow. Tuttora Demogorgon invia alcuni di loro sul piano materiale per seminare lo scompiglio negli oceani. Ixizaciurli. Queste creature acquatiche che ricordano le mante venerano e servono vari demoni, in particolare Demogorgon, che considerano il loro patrono e creatore. Hanno un'intensa rivalità con i Merrow su chi di loro sia il più grande e favorito servitore del principe dei demoni. Eco di Demogorgon. Alcune leggende sostengono che i primi Ettin fossero orchi trasformati da Demogorgon. Quegli Ettin che si dedicano al suo servizio e si dimostrano eccezionalmente preziosi vengono ricompensati con una benedizione, che le trasforma in mostruosi echi del loro demone protettore. Le braccia di un eco si trasformano in potenti tentacoli, le teste assumono un aspetto più bestiale e l'essere si riempie di rabbia. Cavaliere della Morte. Quando un paladino cade in disgrazia e muore senza aver espiato le sue colpe, le potenze oscure possono trasformarlo in una funesta creatura non morta. È stato proprio Demogorgon il primo potere oscuro a creare un cavaliere della morte. E sebbene il segreto della loro creazione sia stato poi trafugato,
I cavalieri creati da Demogorgon sono più potenti dello standard. E dopo infinite informazioni, lette in infiniti manuali, siamo arrivati alla fine del video. Se vi è piaciuto mettetegli un bel like e condividetelo con i vostri amici, così divento il principe di Dungeons & Dragons. Se poi vi iscrivete al canale non vi perdete i miei nuovi video a tema D&D. Alla prossima settimana!